Allora, buongiorno ragazzuoli. Allora, oggi spiegherò come inserire un suono, che sarebbe il footstep, quando si fa un'animazione di camminata. Allora, prima cosa, bisogna capire che per fare un'animazione di camminata bisogna avere comunque delle movenze già segnate, già impostate. Io in questo caso ho dei blend space. Che praticamente il blend space, questo qui, mette insieme una serie di movenze dove il personaggio effettua delle camminate di laterale, indietro. Ora vi mostro meglio il personaggio. In questo caso sono messe le braccia, mettiamo il corpo centrale. Allora, come potete vedere, il personaggio fa delle movenze particolari. Ok? Questo è il blend space. Non c'è bisogno di usare il blend space. In questo caso io sto usando il blend space perché il personaggio dovrà avere un'angolazione, cioè se cammina di lato e guarda in avanti, il corpo non potrà andare in avanti e camminare di lato, quindi deve avere un'angolazione sua. Quindi ho dovuto usare il blend space. Tolto questo, eliminato questo, questo blend space ha delle animazioni. Ok, la prima cosa da fare è prendere le animazioni che avete usato, in questo caso il run forward left anim, run forward left anim, ok, e aggiungere i footsteps. Cosa sono i footsteps? Sono delle notify. E notify basta fare tasto destro and notify, new notify, ok, scrivere la notify e fare invio. Ok, una volta fatto ciò non ci sarà più bisogno di fare new notify, ma basterà andare su and notify file skeleton notify e la ritroverete già qua, quindi già sarà pronta all'uso e dovete inserirla in pratica su ogni passo che fa il personaggio in quell'animazione. Vedete? Al tocco col terreno io ci metto il footstep. Tocco col terreno del piede e fa il footstep. In modo tale che quando farà il passo, lui farà il suono qui e il suono qui. Fatto ciò, fatto su tutto l'anime, sia di walk che di run e anche il jump. Anche il jump avrà il suo notify, come potete vedere. Sempre. Vedete? Perché comunque c'ha dei passi. Quindi l'ho dovuto mettere anche qui. Fatto ciò, andate nell'event graph e iniziate a compilare questo qui. Allora, questo qua è molto semplice. Praticamente cosa fa? Richiamate la notify, che sarebbe footstep. Che sarebbe l'animazione, il notify che voi avete messo sull'animazione, ok? Quindi questo partirà solo quando questo notify sarà attivo. Allora, cosa fate? Prendete la posizione del character, del personaggio, actor location, e la date allo start. Lo start sarebbe il punto di inizio della lines transition. Poi all'end tirate fuori sempre dal get actor location, ci mettete 150 in modo tale che l'end sarà alla fine, quindi dove praticamente ci sono i piedi. Ignora self significa che ignora la collisione con se stesso. Ok, fatto ciò, tirate fuori un branch dove gli darete la condizione return value, che sarebbe la condizione di quando lui collide. Ok, se lui fa questa collisione, allora partirà questo, altrimenti andrà in falso. Cioè, se siete in aria, non può fare ovviamente il suono dei passi, quindi si mette il branch. Dopodiché, all'outhit, che sarebbe quando collidi, quando hai l'impatto, hit, no, hit. Get Surface Type. Get Surface Type non serve altro che cacciare lo switch on Physics Surface, dove ci sono tutti i fisici che voi avrete inserito, che ora vi farò vedere come si inseriscono,
e ve li switcha. In pratica cosa significa? Che quando lui andrà qua, vedrà quale suono state richiamando tra questi e vi andrà direttamente al suono corrispondente. Questo di sotto invece serve per dare la locazione di dove deve partire il suono. Nel caso nostro è un suono, è un at location, però il suono non è un QE, quindi sarà un suono 2D. Praticamente lo sentirete pure se state in Papuasia, la locazione è da un'altra parte, perché qui ci andrebbe un QE, però essendo il personaggio principale non c'è bisogno del QE. Se sono personaggi secondari invece va messo il QE. Quindi si dà la locazione di dove parte il suono e dopodiché si sceglie quale il suono è. Si mette un flip flop in modo che non sia sempre lo stesso suono a partire, ma farà 1, 2, 1, 2. Ok? Gli si inserisce il suono, gli si dà un volume, cercando di non esagerare, poi dipende dal suono che avete. E così si fa anche per gli altri suoni. Quindi l'acqua avrà i suoi due suoni, la terra avrà i suoi due suoni, e così via. E questo è per quanto riguarda come far partire il suono. Ora, andando in project setting, ok, andiamo su physics, scendiamo un po' giù e qui inseriamo i nostri suoni, i nostri fisici, ok? Io ho messo acqua, terra, cosa. Badate bene, fatto ciò voi uscirete dal project setting, ok? Dovrete rientrare nel project setting, rifare di nuovo così. Questo è un bug di Unreal purtroppo. Physics, cliccare così, lasciare e ritornare in gioco, perché se no non vi troverà i fisici quando li andrete a cercare. Io ora non ricordo bene dove ho messo i miei fisici. Andiamo un attimo. Eccoli qua, ok. Qua cosa dovete fare? Tasto destro, andate su Physics, Physics, e create un Physics Material. Ok? Cliccate su Physics Material e vi apparirà uno di questi. Gli date il nome, lo aprite, ok? E su Surface Type gli date il tipo che avete inserito nel project setting. Ok? Quindi acqua, terreno, vedete, ve li darà così. Se voi non fate quel fatto che entrate e uscite dal project setting due volte, questi qua non verranno elencati, sarà nuovo, vuoto questo qua. Ci sarà solo quello di default. E quindi dovete fare questa cosa. Una volta fatto questo, ok, avete creato questo, avete assegnato sul player, basterà andare sull'oggetto che voi volete assegnare il suono. Ok, cliccate qua. Vi trovate il materiale, ok, aprite il materiale che c'è sull'oggetto che voi volete e qui inserite il physics che voi volete in quel momento. In questo caso è un concreto asfalto, perché è uguale, sarebbe cemento e asfalto, ok. Lo inseriamo e quando lui camminerà su questo tipo di materiale farà quel suono. Aspettiamo un attimo che carica, salvataggio. Ecco qua. Adesso io ho concreto asfalto. Se io vado in play, faccio vedere. Come potete sentire, lui fa il suono dei passi del cemento. È abbastanza semplice. La cosa più complessa credo che sia qui, più che altro perché bisogna conoscere bene line trace, perché se non si conosce bene questo sistema, tutto questo è impossibile da fare. Credo che sia tutto. Vi ringrazio per avermi ascoltato e buon proseguimento.